Sì, questi siamo noi, questi siamo noi, lo vedete questo stemma? Questi siamo noi, che cuore, che grinta, che Lecce, una vittoria vitale, importantissima, ma soffertissima, ma noi è per questo che amiamo questa squadra, non ci piacciono le cose tranquille, noi raggiungiamo gli obiettivi con sofferenza, ma li raggiungiamo. Ho perso la voce, ma non mi interessa, non mi interessa, ne valsa la pena, ne valsa assolutamente la pena. Bentornati sul mio canale, Lecce Cagliari 1-0. Prima di cominciare a parlarne, vi invito come sempre a lasciare tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e fatemi sapere con un commento qui sotto la vostra merito a questa partita eroica giocata dal nostro Lecce. Allora, questa sarebbe dovuta essere la partita della svolta. Ed è stato così perché ci portiamo a casa veramente dei punti fondamentali per il proseguo del nostro campionato. Un Lecce che nel primo tempo ha giocato veramente una grande partita, ha cominciato in maniera aggressiva e andiamo in vantaggio con Nikola Krstović che però si divora un gol a inizio partita davanti al portiere, è allucinante, cioè quello è un errore veramente da matita rossa, forse anche peggio. Però dai, per fortuna si è fatto perdonare dopo, dai, si è fatto perdonare perché arriva il gol dell'1-0 al 26esimo minuto, bella azione da calcio d'angolo con Uden che serve Pierre, pallone restituito sempre al numero 10, pallone in mezzo per Gaspar che di testa serve Krstović che in spaccata anticipa Piccoli per l'1-0. Cagliari che è stato pericoloso in contropiede, soprattutto quello Vumbo veramente... Mamma mia, è stato pericolosissimo perché non dava punti di riferimento, cambiava spesso la sua posizione. Alla fine dai suoi piedi sono nate le occasioni più pericolose. Nel primo tempo c'è stata una traversa proprio colpita dallo stesso Luvumbo, ma anche nel secondo tempo aveva un'occasione colossale ancora una volta Vladimiro Falcone che fa delle parate straordinarie per evitare che il Cagliari potesse segnare il gol dell'1-1, partita monumentale di Gaspar che non ha sbagliato davvero nulla, nulla, di testa è stato perfetto, anche nei contrasti coi piedi e si è fatto vedere anche bene in avanti, perché oltre l'assist ha sfiorato un paio di volte il gol del 2-0, bravissimo anche Gilbert sulla fascia destra, mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi arriviamo all'episodio che cambia un po' l'inizio della gara, il fallo di Dorgu, cartellino giallo che poi verrà cambiato a cartellino rosso. Voglio sapere la vostra in merito, secondo me allora in diretta mi sembrava rosso diretto, rivedendolo però Dorgu va a controllare il pallone e poi sembra che il piede poi scivoli andando a finire sul, cioè tra il piede diciamo e la, da questa posizione, cioè questo è il piede, questa è la gamba, va qua, il piede si storce leggermente, quindi sì, intervento pericoloso, non volontario, quindi intervento che si poteva evitare, ma secondo me l'espulsione è un po' esagerata. E ovviamente poi questo porta il Cagliari all'arrembaggio, anche se comunque alla fine riusciamo a reggere bene, è vero, siamo stati anche fortunati perché il Cagliari poi sul finale di gara troverà un'altra traversa con Nicolas Viola, due altre belle parate di Falcone, noi che in contropiede abbiamo avuto qualche chance con Banda, con Pierotti, soprattutto sul finale di gara, ha avuto due occasioni per segnare il gol del 2-0 e poi dopo sette interminabili, infiniti minuti di recupero, finisce la partita ed è stata una boccata di ossigeno pura che ci voleva assolutamente prima della pausa delle nazionali. Vi ringrazio di cuore per aver visto questo video, forza Lecce sempre, faccio un saluto ai tifosi del Cagliari, spero di poterci salvare insieme anche alla fine di quest'anno. Il Cagliari è una buona squadra, per me potrà dire assolutamente la sua in questo campionato di Serie A. Ciao a tutti, forza Lecce sempre ancora, buon weekend a tutti voi e alla prossima, ciao a tutti.